Ragazzi, eccoci qua, mai come questa volta, finalmente con un altro video, perché come avete notato era un bel po' di tempo che non caricavo dei video e questo è un video mega haul perché sono stata, in questo periodo di mia assenza su YouTube, sono stata in 3-4 uscite, ho fatto un bel po' di shopping e quindi qui vi faccio vedere questo bel po' di shopping vi faccio vedere e infatti questo video l'ho nominato mega haul autunnale perché appunto comunque è uno shopping che ho fatto tra ottobre e novembre, quindi comunque mai come più autunnale di così non si può. E ho fatto di acquistini di vario genere, abbigliamento, scarpe, accessori, make up, un bel po', e io vi faccio vedere naturalmente un bel po' di queste cose. E naturalmente non vi faccio vedere letteralmente, cioè no, come devo dire, faccio vedere, ho preso questo da qua, ho preso questo da là, perché questa è la terza volta che giro questo video, perché la prima volta la fotocamera era scura, la seconda volta ho girato tutto al contrario con l'iPhone, questa volta spero che sia la volta buona, quindi naturalmente ve li farò vedere presi così a casaccio. Qui sono tutte cose che ho sul letto a fianco a me e quindi niente. Allora, come primo acquisto che ho fatto è Stradivarius, dove ho preso questo vestito a piede di pollo, che è una fantasia che si porta quest'anno tantissimo, che è una fantasia che si portava negli anni 80, e ho preso questo vestito molto molto bello, come vedete, mi piace tantissimo, mi ha colpito tantissimo, l'ho visto subito, l'ho mostrato subito, ho subito deciso di prenderlo, perché veramente mi sta benissimo ed è molto molto carino, e questo qua l'ho pagato 40 euro, vedete? Molto molto carino, e giù è fatto così col nero, molto molto bello, ok. Poi al mercato ho preso questo jeans, che è un classico jeans blu, che ha questo dettaglio qui a centro gamba, di questo strappato con queste borchie col bronzo, e giù scende sempre stretto, e questo qua l'ho pagato 10 euro, vedete? Molto bello. Ok, sempre al mercato ho preso due magliette, una è in questo colore verde Tiffany, vedete, che non è niente di particolare, verde Tiffany e bianco, la particolarità ce l'ha dietro, che è questo fiocco centrale che si apre con questo velo, vedete, a specie di triangolo, molto molto bella, mi è piaciuta tantissimo, veste benissimo, e questa qua l'ho pagata 5 euro. Ok, sempre al mercato, l'altra maglietta è in questo marrone a tre quarti, sempre un po' più lunga, un po' più lunga dietro, un po' più bassa avanti, e questa qua sempre 5 euro, vedete? Molto bellina, carina, sempre 5 euro. Ok, poi aspettate, li rimetto qui perché se no faccio confusione. E poi altri acquisti che ho fatto sono: uno è una maglietta che ho preso un negozio che c'ha la moglie di mio padre, che è una maglietta, vedete, molto carina, larga, con questa scritta rock sopra, che è molto carina, scende larga, e questa è la particolarità di questa maglietta, è che può essere usata in qualsiasi modo, monospalla, tutte e due spalle scoperte, tutte le spalle coperte, larga, stretta, veramente in tutte le maniere, ed è molto molto carina. Questa qua l'ho pagata sui 10 euro, molto molto carina. Ok, poi al mercato sono stata e ho preso un paio di cose. Una è questa sciarpa, vedete? Questa sciarpa molto carina, che vedete, può essere utilizzata così, in tutte le maniere, vedete? E questa sciarpa l'ho pagata 6 euro, molto molto bella, l'ho presa da un indiano, è molto 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 bella, ed è veramente fatta bene, cioè bella, non esegue di quelle cose cinesi, no? Assolutamente, è fatta benissimo, e costa 6 euro, cioè l'ho pagata 6 euro. Ok, poi, sempre mercato, ho preso degli oggettini. Uno è questa collana, vedete? Fatta in lana, cioè il cordoncino è in lana, i fiorellini sono tutti in lana con queste
pietre dorate all'interno, vedete, è molto molto carina, veramente su questa monetana sta bene, ed è molto molto carina, e questa qua l'ho pagata 2 euro. Ok, sempre al mercato ho preso anche questi orecchini in plastica, con queste due palline blu, una più chiara e una più scura, vedete, molto carini, e questi qua 5 euro. Ok, poi sempre al mercato questa collana in plastica verde Tiffany oro, questa qua 1 euro, pochissimo. In pandan ho preso gli orecchini, sempre in verde Tiffany, sempre in plastica, e questi qua sempre 1 euro. Ok, poi ho preso anche sempre 1 euro questo braccialetto col marrone, con questo fiore che c'ha questo oro al centro. Questo qua sempre 1 euro, molto carino, sempre al mercato, l'ho preso, molto molto carino. Al mercato penso niente più, no, niente più. Poi sono stata da Kiko, adesso da Kiko ci sono i correttori a 3,90 euro, e ho preso il Full Coverage Concealer, il numero 5, che io già ho. Infatti vi faccio vedere quello che ho aperto, che dove è stato, ve l'ho buttato. Dove sta? Non lo so. Comunque lo conoscete benissimo perché l'ho fatto vedere 20 volte. E questo qua invece dei suoi classici 7,50 euro l'ho pagato 5,90 euro. Numero 5. Ok. Poi sono stata da Mallardo, che è una linea, una franchising più che altro che c'è in campagna. E ho preso alcuni prodotti. Uno è un ombretto in crema della NYX, in questo bronzo, che è il numero 883 Amber Glitz. Questo qua l'ho pagato sui 3 euro. Vedete? Poi ho preso un prodotto che è uscito da pochissimo, almeno che io sappia da pochissimo, perché è poco che fa la pubblicità, che è il nuovo fondotinta della Max Factor, della linea Creme Puff, vedete? Pressed Powder, e ho preso il numero 42 Deep Beige, che diciamo tra le 6 colorazioni che ci sono è quella che più si potesse avvicinare alla mia, e ho deciso di prenderlo, e in offerta questo negozio l'ho trovato a 8,40 euro. Qua c'è scritto tutto l'inci, ma credo che sia abbastanza buono, eh? Naturalmente qualche schifezza c'è dentro, però penso che più che altro sia abbastanza buono. Ok, poi ho preso un altro prodotto, che è un prodotto che va alla grande, almeno qui su YouTube va alla grande, che è un cream e shadow della Pupa Vampo, che io ho preso nero, vedete? Questo è il nero, che è il numero 601. Questo qua in offerta l'ho pagato 8,20 euro, 8,30 euro, tantissimo, ma prezzo pieno cosa sui 12-13 euro, quindi comunque un po' risparmiato, e mi andava di provarlo. Ok, poi passiamo adesso a Bottega Verde. Ho preso 3 prodotti. Un prodotto che ho preso è il tonico della linea Miele Mille Fiori, tonico per il viso al miele protettivo, e questo qua, prendendo un altro prodotto, l'ho pagato a 5 euro invece di 10 euro. Non l'ho mai provato, però penso che comunque sia buono, perché ho già provato un altro di un'altra linea Bottega Verde e mi sono trovata bene, quindi penso che comunque sia buono. Poi sapete, l'inci Bottega Verde è un inci bellissimo, quindi comunque dovrei trovarmi una meraviglia. Poi, appunto, sempre in Bottega Verde, appunto il siero della linea Hyaluron Plus, siero ad alta efficacia antirughe, effetto filler con acido ialuronico puro. E questo è uno dei primi sieri che ho comprato, che costa tanto, anche questo prezzo pieno 27 euro, ma l'ho pagato adesso 15. Ed è un siero bellissimo, tra i tanti sieri che ho preso, penso che questo sia uno dei migliori, infatti sarà inserito sicuramente nei top del 2013, perché veramente è tra i sieri, naturalmente, che ho provato, è uno dei migliori. Poi invece a 5 euro anche mi hanno dato una crema viso, e ho scelto questa qua della linea Olivo, che è appunto con olio extravergine d'oliva, crema viso illuminante nutriente, che è una crema che io già ho provato e che mi sono trovata bene, e questa anche tra le creme per il viso che ho
provato in quest'anno sarà, penso, quasi sicuramente la top del 2013. Ok. Poi, scarpe, due paio di scarpe. Uno della Kiss, che è un marchio italiano che ho già provato tanto tempo fa, che mi sono trovata benissimo, che sono queste qua. Che è una classica scarpa tutti i giorni, naturalmente non è una scarpa che si può mettere magari il sabato sera, non lo so. Però è una scarpa che secondo me sarà comodissima, perché ho detto già ne ho provate altre in passato, mi sono trovata benissimo e sono durate veramente tanti anni, perché sono scarpe italiane e sono scarpe che non costano neanche tantissimo, eh. Questa qua a prezzo pieno 100 euro, ma io con delle promozioni che dovevo sfruttare l'ho pagata soltanto 50. Ed è molto molto, è molto carina, comoda, non è chissà che cosa sia, però l'ho voluta prendere perché mi andava di prenderla. Ok, sempre invece altre scarpe che ho preso sono queste qua. Le ho prese oggi, questo stivaletto lungo di camoscio nero con questo tacco basso sotto. Queste qua le ho pagate oggi 20 euro, ma non sono italiane, sono cinesi, per questo le ho pagate 20 euro. Infatti si sente quello puzzo di cinese, infatti penso che stasera le metterò fuori. E queste qua mi sono piaciute tanto, le ho viste in vetrina e le ho prese oggi proprio. Ok, io vi ho fatto vedere tutto, non ci ho messo niente, ho fatto le corse, infatti penso, perché questa è la terza volta che lo giro, mi sono scocciata. No, penso di avervi... ah no, lo voglio vedere un'altra cosa. Ho preso oggi al supermercato il deodorante della Nivea Dry Comfort Plus Extra Protezione 48 ore tirato sulla pelle. L'ho provato perché mia mamma ha la crema e si trova bene, io la crema mi scoccio di mettermela e quindi ho deciso di prendere questo qua spray. Vediamo come mi troverò. 3 euro questo qua. Ok, questo penso sia tutto. Sì, vi faccio vedere tutto. No, l'ultima cosa è la maglietta che ho addosso, che anche ho preso uno degli ultimi acquisti, che è questa, vedete, questa maglietta nera con questi dettagli tutti colorati. Questa qua pure l'ho pagata soltanto 5 euro. Ok, basta. Penso di aver fatto vedere tutto. Non vi ho fatto capire niente, secondo me. E niente, io vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Sperando che sia più presto, no? Come questo qua che vi ho fatto aspettare un bel po'. Ciao!